In questo video voglio spiegare le applicazioni della fisica quantistica alla realtà quotidiana. Diciamo subito che la fisica quantistica ha sconquassato il nostro modo di percepire la realtà, di percepire lo spazio, di percepire il tempo. Cioè noi normalmente, attraverso i nostri sensi, crediamo che il passato sia un qualcosa di ormai scomparso, che il futuro sia un qualcosa di attualmente inesistente, di muoverci in un fiume del tempo e pensiamo che via via il futuro si materializza, diciamo così, lo viviamo e poi scompare, diventa passato. E quindi siamo istante per istante, diciamo, viviamo quello che chiamiamo presente. In realtà già prima della fisica quantistica con Einstein si è distrutto questo concetto, cioè Einstein fondamentalmente ha capito che il tempo, l'orologio del tempo non è uguale per tutti, ma dipende sia dal campo gravitazionale in cui siamo immersi, sia dalla velocità relativa tra due oggetti. Quindi la velocità, più aumenta la velocità relativa tra due oggetti, più l'orologio, diciamo, dell'oggetto veloce scorre lentamente. Quindi, per una persona, supponiamo per amplificare, diciamo, le distanze temporali, un alieno che si trova molto lontano da noi e che si allontana, quindi a una velocità relativa positiva vicina alla nostra, il suo tempo presente coinciderà col nostro passato e quindi questo implica che il nostro passato è ancora reale. Viceversa, se ha una velocità relativa negativa rispetto alla nostra, il suo orologio, come dire, andrà più lentamente e quindi il suo presente coinciderà con il nostro futuro, per cui il nostro futuro è un qualcosa di esistente. O perlomeno uno dei nostri futuri, perché la fisica quantistica, col principio di indeterminazione, ha introdotto il concetto di esistenza di tanti futuri, ognuno con un suo livello di probabilità. Però, diciamo, tutti possibili. Inoltre, distrutto il concetto di spazio e tempo come un qualcosa di continuo, ma in realtà spazio e tempo sono distanziati da qualcosa che si chiama tempo di Planck e spazio di Planck, molto piccolo, 10 alla meno 44 è il tempo di Planck, e quindi introduce un che cosa c'è tra due istanti di tempo, due istanti di spazio di Planck, a cui che a questo punto diventano due configurazioni di universo, anzi due infinite configurazioni di universo, perché poi questi istanti non sono uguali per tutti. Esiste ciò che probabilmente le discipline orientali chiamano anima. O chiamano divinità, ma è qualcosa di esterno allo spazio-tempo, ma che è già dentro di noi. È già dentro di noi, perché noi facciamo, siamo strutturati su questa parte che si chiama anima, che si può chiamare vuoto creatore. E quindi il vuoto creatore utilizza, nella mia ottica, nella mia percezione, utilizza il nostro cervello per costruirsi, per andare a percepire diverse realtà. Può farlo per fare un'esperienza, può farlo per qualche motivo, ma in realtà la cosa interessante, la cosa pratica, che noi possiamo in qualche modo andare a sperimentare, inserire un certo grado di volontà nella sperimentazione del futuro. Ecco, questo grado di volontà però non possiamo manifestarlo se restiamo all'interno dello spazio-tempo, cioè un problema non può essere risolto all'interno di un contenitore che ha la stessa logica del problema. Quindi dobbiamo fare un salto, dobbiamo fare un salto di qualità ed uscire fuori dallo spazio-tempo. Ovviamente non possiamo uscire fuori dallo spazio-tempo col corpo, con i nostri atomi. O perlomeno, diciamo così, che con i nostri atomi nella totalità, perché poi gli elettroni, e noi siamo composti anche di elettroni, in realtà qualche, come dire, giochino all'interno dello spazio-tempo, qualche movimento all'interno dello spazio-tempo, vedi effetto tunnel, ad esempio,
lo fanno, ma nell'insieme degli elettroni questo diventa improbabile, diciamo così. E quindi dobbiamo utilizzare il nostro cervello, perché è l'unico strumento che abbiamo, il nostro cervello, cioè la nostra anima, ciò che è al di fuori dello spazio-tempo, può utilizzare il nostro cervello per farci vivere esperienze diverse. Ma il nostro cervello costruisce naturalmente delle realtà, soltanto che le costruisce sulla base di programmi che non conosciamo, o perlomeno che non conosciamo a livello cosciente. Cioè la nostra coscienza, che è una parte veramente molto limitata, dovrebbe imparare ad ampliarsi. Ad ampliarsi in modo tale da entrare un po' nella camera di comando del nostro cervello per dare un minimo di direttive, per sperimentare delle realtà più piacevoli, delle realtà che possano, diciamo, farci vivere un'illusione più gioiosa. Perché poi di tutto probabilmente trattasi di illusione, come diceva Osho, che si definiva non nato e non morto, probabilmente siamo immersi veramente in una matrix illusoria, però possiamo giocare per rendere l'illusione più piacevole, e quindi è necessario fare un salto di coscienza. Cioè dobbiamo portare la nostra coscienza a livello del vuoto creatore e dargli gli strumenti per creare. Ecco quindi che dobbiamo imparare, per portare la nostra coscienza a livello di vuoto creatore, a creare un vuoto mentale, a creare un vuoto mentale e proiettare in questo vuoto mentale delle immagini che, sulle quali costruire poi il nostro futuro. Immaginare in fondo significa in me mago agere, cioè la magia che agisce dentro di me, e quindi utilizzare il vuoto mentale per proiettare delle immagini che diventeranno poi quello che è il nostro futuro o uno dei futuri probabili. Questo richiede un allenamento soprattutto della mente, ed è quello che gli orientali hanno sempre insegnato. Quindi ci sono diversi metodi che possono essere spiegati, possono essere imparati da tutti per, come dire, vivere un futuro diverso. Anche se poi il futuro che una persona andrà a vivere non può confrontarlo con un altro, perché quello che percepisce in un certo modo non può fare un confronto. Cioè io potrei svegliarmi ogni mattina, essere una persona diversa, avere delle memorie coerenti con tutto un passato e pensare di essere sempre la stessa persona. Ma ovviamente non potrò mai sperimentare questo fatto che in realtà ieri era un'altra cosa, oggi ne sono un'altra, perché se sono una capsula temporale con delle memorie coerenti di un passato, per me è normale che questo sia. Però imparare ad agire in questo modo ci può permettere di oggettivamente stare meglio, soggettivamente, scusate, stare meglio. E siccome fin tanto che la nostra realtà è soggettiva, e fin tanto che siamo in questo mondo delle forme, dobbiamo giocare con le forme. Però dobbiamo capire che possiamo giocare con le forme. Già capire che possiamo giocare con le forme e impostarci un programma è molto importante, perché permette sicuramente un salto quantico e permette sicuramente una crescita che altrimenti non sarebbe possibile, anche una crescita, direi, della nostra anima, perché poi l'obiettivo, penso, della nostra anima è quello di acquisire qualcosa in più attraverso un'esperienza nell'illusione. Cioè l'illusione, la finzione, può avere veramente un suo ruolo, un po' come un attore che quando impersona una parte impara dalla parte che recita, sa benissimo l'attore che sta recitando, ma se si identifica nella parte ha delle esperienze profonde, delle esperienze liberatorie. Ecco quindi che per avere veramente delle esperienze liberatorie dobbiamo sapere però che stiamo recitando una parte, altrimenti potrebbero diventare delle esperienze drammatiche che ci imprigionano ancora di più. E il vuoto mentale, come avere il vuoto mentale, come creare il vuoto mentale attraverso diversi metodi, che insegna anche l'ingegnere della seduzione, ci permette veramente di fare quel salto quantico per passare, diciamo, per diventare veramente
co-creatori attivi della nostra realtà. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi anche sul blog http www.seduzionevip.com.